Bentrovati per la terza puntata di Piazza Elezioni. Continuiamo a conoscere le liste che si presenteranno alle prossime elezioni del 4 marzo. Ne abbiamo già conosciute 8, questa sera altre 4. Saluto Piero Franchini. Buonasera Piero, che ci porta la voce, le domande del popolo, della gente che si rivolgono appunto ai candidati. Andiamo a salutare questa sera Elisabetta Nardi, candidata di Italia Europa Insieme. Buonasera. Claudio Buonasera. Ademollo, Popolo della Famiglia. E poi Tiziana Nisini, candidata della Lega e anche del centrodestra. Buonasera. E Ivano Ferri per Liberi e Uguali. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera. Allora, io comincerei da Elisabetta Nardi di Italia Europa Insieme. Allora, i motivi di questa candidatura, è la seconda lista, intanto che notiamo che oltre, diciamo, magari ad altri nomi, comunque c'è il concetto di Europa, accostato in Certo. questo caso all'Italia. Ecco, i motivi della presentazione di questa lista. Dunque, io sono socialista, mi presento in questa lista insieme al collegio della Camera plurinominale. 4 per la Toscana. Insieme vuol dire, partendo da Italia e Europa, l'Italia inserita nell'Europa come elemento, uno degli stati principali, dell'Europa, se non addirittura con i suoi antichi rappresentanti, uno stato fondatario dell'Europa stessa. L'insieme a cui ci si riferisce in questo caso è l'insieme del Partito Socialista dei Verdi e di un gruppo di area civica che fa capo a Prodi, un gruppo emiliano di origine prodiana. Insieme io l'ho proposto anche come mio slogan, tutti insieme, tutti noi che vogliamo che l'Italia conti di più in Europa e l'Europa stessa acquisisca meglio un concetto paritario e di valore univoco proprio per tutti gli stati che ne fanno parte, insieme l'Italia a loro, agli altri stati fondanti l'Europa. Quindi assolutamente più Europa a questo punto e nel progetto di diventare uno Stato, un insieme di Stati che coordinino bene le loro politiche e che sappiano essere coalizzati e pari in un rapporto paritario sia nell'ambito dell'imprenditoria, che nell'ambito della difesa della moneta, che nell'ambito anche delle direttive che ogni paese deve seguire per l'unità nel mercato comune europeo. Più Europa, dice la candidata Elisabetta Nardi. Sentiamo Ivano Ferri, invece con quali ambizioni, con quali motivazioni, ecco, ha accettato la candidatura in Liberi Uguali. Per me è stato davvero un grande piacere. Io ho militato per tanti anni, prima nel PDS, poi nei DS, poi nel Partito Democratico, e devo dire che negli ultimi 3-4 anni sono stati davvero difficili. Erano difficili per me perché mi sentivo ormai fuori posto. Questo partito aveva cambiato pelle e una volta che ha scelto le leggi, quelle più difficili da digerire perché ha un'origine e ha valori che si ispirano alla sinistra, alla solidarietà, sono uscito. Quindi io sono uscito perché non condividevo la legge del Job Act, quella legge che ha tolto l'articolo 18 e che ha messo in mano alle multinazionali un'arma micidiale contro i lavoratori e contro chi all'interno delle fabbriche potrà far valere o vorrà far valere i propri diritti. Contro la legge sulla scuola, che non ho condiviso e che io penso debba essere libera, gratuita e per tutti, come dice Liberi e Uguali, e quindi i valori di Liberi e Uguali li trovo fortemente inseriti nella mia azione politica da sempre. Quindi io
in contrapposizione con il lavoro, per un lavoro non precario, per la scuola, perché la scuola sia gratuita fino all'università. Ormai negli ultimi anni lo si può apprezzare bene, i nostri giovani non si iscrivono più all'università, siamo a livelli della Romania ormai. Quest'anno 60.000 immatricolazioni in meno, sono numeri giganteschi, quindi dobbiamo dare la possibilità a tutti coloro che vogliono studiare, i giovani naturalmente, quelli che studiano davvero, che non vagabonderanno dentro l'università, di farla gratuitamente e di rimettere in moto questo ascensore sociale. Negli anni 70 ha funzionato, dove i figli degli operai diventavano ingegneri, mentre adesso questo è tutto molto, molto più difficile. Quindi la scuola al centro e l'università del progetto politico. E poi la salute, la sanità, che negli ultimi anni è stata massacrata. Io non ricordo tempi così lunghi di blocco del turnover come in questi ultimi anni, tant'è che i nostri ospedali ormai sono in sofferenza, i medici mancano. Questa mania dei numeri chiusi all'università, che è una stupidaggine, sembra di essere nell'Unione Sovietica degli anni 50, lo Stato vuol decidere quanti medici, quanti ingegneri, poi non ci indovina nemmeno nel fare i conti, perché adesso ci mancano i medici e tanti giovani nostri avrebbero voluto fare il medico e non l'hanno potuto fare. Allora via questi legaccioli, via tutto questo, la possibilità ai nostri giovani di studiare, di crescere e di cambiare questo paese. Quindi lavoro, scuola, salute, che deve essere gratuita per tutti, e dobbiamo riaprire il turnover ai medici e agli infermieri, perché è fondamentale avere una sanità che sia pubblica e gratuita. Ormai con questo blocco del turnover a forza d'Italia all'università, alla scuola, alla sanità, ormai tanti italiani non riescono più a curarsi, nascono e sorgono ogni giorno i privati che si sostituiscono a costi importanti. Voi pensate, la Regione Toscana ha un bilancio totale di 8 miliardi, 6 e mezzo li spende per la sanità e ormai non ce la fa più neanche la Toscana, era un'eccellenza, ormai siamo in grande affanno, basta andare nei nostri ospedali e visitare i luoghi di cura per rendersi conto di come anche la nostra sanità, che era un'eccellenza nazionale, comincia a essere in sofferenza. Pensate voi le altre regioni più sfortunate e amministrate in modo meno attento, che situazione hanno per la salute. Siamo a quasi 4 minuti, Claudio De Mollo, Popolo della Famiglia, qui è molto chiaro, diciamo, qual è il messaggio, anche perché un'esperienza che poi deriva da una serie di iniziative, no, che sono state fatte anche nel nostro territorio, anche negli ultimi mesi. La famiglia non era adeguatamente rappresentata, diciamo, nelle altre forze politiche? Sì, noi riteniamo che la famiglia non sia stata oggetto di attenzione e sia stata anzi oggetto di attenzione al contrario, per leggi che l'hanno messa in grave difficoltà e che tendono continuamente a mettere ulteriore pressione sulla famiglia e a distruggerla. Si è partiti dal divorzio breve nella legislatura scorsa, si è arrivati alla legge sul biotestamento, nel mezzo la legge Cirinnà, tutte leggi che produrranno degli effetti sociali veramente devastanti nel prossimo periodo. Noi partendo dalla famiglia siamo, diciamo, il perché siamo in campo e perché siamo in campo da soli è il motivo è da ricercare nel tradimento che alcuni parlamentari cattolici hanno fatto del popolo del Family Day, quel popolo che si è ritrovato l'ultima volta il 30 gennaio del 2016, al Circo Massimo c'erano diversi parlamentari cattolici che hanno quindi promesso di far di tutto per combattere la legge Cirinnà. E poi a molti di loro è bastato, diciamo, un posto di ministro, due posti di sottosegretario e hanno votato questa legge. Quindi lì noi abbiamo capito che non potevamo più delegare ad altri la presenza politica, ma dovevamo impegnarci in prima persona. A parte, diciamo, i nostri leader nazionali, tutti noi non siamo politici di professione, tutta gente con il loro lavoro. E tutta gente che ha voluto impegnarsi, mettere la faccia in prima persona per portare avanti questa battaglia ed invertire la rotta. Noi, partendo dalla famiglia messa al centro, abbiamo elaborato 65 proposte programmatiche. Il Popolo della Famiglia non è un partito monotematico, perché la famiglia è, come diceva Papa Giovanni Paolo II, il prisma attraverso cui si guardano tutte le questioni sociali, economiche, politiche di una collettività. Quindi famiglia vuol dire sanità, vuol dire scuola, vuol dire trasporti, vuol dire lavoro, vuol dire tutto.
Noi siamo convinti che la più grande emergenza nazionale, se non risolviamo questa, non ha senso parlare di futuro e di altre cose, è la denatalità. Veniamo dal 2017, è stato l'anno record negativo per i nati, e il saldo nati-morti è impressionante. Il 2016 era già un anno molto negativo, quindi noi vogliamo reagire a questo, poi dopo credo ci sarà modo di parlare su come possiamo reagire a questa emergenza. Quali istanze porta la Lega anche in rapporto a quello che è il territorio aretino? Beh, diciamo che per questa mandata elettorale Matteo Salvini ha voluto far scendere in campo gli amministratori. È stata una scelta precisa perché meglio degli amministratori a livello locale possono portare i problemi del territorio. Prima gli italiani non è uno slogan, ma è stato adottato perché dove la Lega governa è riuscita veramente a fare delle politiche che mettessero in primo piano gli italiani. Non per nulla ad Arezzo, io sono stata scelta perché Arezzo è stata fatta una politica importante sulle case popolari, siamo riusciti a riempire le graduatorie di italiani, cosa che non era mai successa. E facendo anche un'importante lotta all'abusivismo, tant'è che tutto questo è presente nel nostro programma elettorale, perché delle case popolari se ne è sempre parlato, è un problema a livello nazionale, l'abusivismo è un problema a livello nazionale, ma poi di fatto nessuno aveva affrontato in maniera seria questo problema. Il nostro programma è quella benzina per far ripartire la macchina che è il nostro paese, che ormai è fermo da anni, perché va riformato tutto, ci vuole una rivoluzione, noi la chiamiamo rivoluzione del buon senso, è un programma che mette al centro gli italiani, mette al centro la famiglia, perché questo paese non si merita la situazione che la sinistra negli ultimi anni ha portato. È un paese che è sempre camminato con le sue gambe. Il nostro programma prevede una riforma a livello economico, una riforma pensionistica, un occhio di riguardo sul turismo, perché il nostro paese vive per tre quarti di turismo, un turismo che è stato sempre messo da parte, una riforma sostanziale e importante sulla sicurezza, perché noi attualmente siamo un paese a sicurezza zero e si può vedere anche a livello locale che la situazione è sfuggita di mano e gli enti locali non sono in grado da soli di portare sicurezza sul territorio perché non hanno le risorse né economiche né di personale. Ci vuole un'azione dello Stato forte, perché lo Stato deve dare sicurezza ai propri cittadini e noi siamo qui per questo. Bien. La domanda. Sì, dunque ci sono almeno un 20% di indecisi e quindi poi un'altra quantitativa di gente che non andrà a votare. Io sento molta gente che dice in una campagna elettorale, tra l'altro un po' così animata, un po' così, e molta gente che dice appunto tutto sommato poi sono sempre gli stessi che sono lì a governare. Da almeno 20 anni parecchi di questi politici sono lì che hanno governato e si sente ripetere che loro faranno quelle cose che avrebbero dovuto fare, che l'hanno detto da tantissimo tempo e che invece poi dopo siamo qui, che non sono state fatte e non sono, diciamo, state, anzi, diciamo, non solo non sono state fatte, ma secondo parecchia gente sono state fatte e anche purtroppo male. E quindi ecco. Quindi cosa c'è di nuovo che voi potete dire oggi alla gente, quella che appunto che non è convinta di questi partiti, di queste liste, e che tra l'altro quell'altro diciamo, bel gruppo che non va a votare, e anche a quelli che poi voi voteranno per voi, ecco, cosa dite di nuovo perché vi possano credere? Ripartiamo da Ivano Ferri. Noi spieghiamo una cosa molto veloce. Intanto questo paese è in queste condizioni non per caso e non solo per gli ultimi 5 anni, perché la riforma Fornero, che ha massacrato tanti pensionati, è nata perché il centrodestra ha portato questo paese alla rovina. 5 anni fa a Berlusconi lo hanno esautorato l'Europa, perché oramai eravamo nelle condizioni della Grecia, quindi ci hanno in qualche modo commissariato per problemi economici, perché questo paese era distrutto da quelle norme e da quelle leggi, dalle leggi
e sono nate lì le leggi Fornero, ma non abbiamo neanche migliorato in questi 5 anni e recuperato quelle che erano le leggi sulla giustizia. Abbiamo peggiorato quelle sul lavoro, quindi c'è in questo scenario politico un movimento politico nuovo che è Liberi e Uguali, che noi cerchiamo di mettere in campo, e questo soggetto politico nuovo, guardate, non sarà i D'Alema, i Bersani, i Grasso, questi che erano lì anche prima, infatti Grasso no, era a fare un'altra cosa, ma tanti politici ci sono, c'erano, certo, ma ci sono anche Speranza, Fratoianni, Civati, che sono politici, sono arrivati da poco, hanno tutti meno di 40 anni e erano tutti o quasi tutti a sinistra o nel Partito Democratico, e sono usciti come me per discontinuità con le scelte di quel partito. Ma il ragionamento è più ampio, è che in Europa e nel mondo sta soffiando un vento nuovo anche a sinistra, e ce lo insegnano i Bernie Sanders in America, che hanno con idee radicali di sinistra conteso la Casa Bianca, cioè sono arrivati a contendere per la Casa Bianca alla Clinton, e chissà che se non avesse vinto Sanders forse non ci sarebbe adesso quello scofiguro a guidare l'America. Ma ci sono anche i Corbyn in Inghilterra, con i quali noi abbiamo un bel legame e ci ispiriamo al Partito Laburista inglese, perché è quello che con poche parole d'ordine, per recuperare le tante diseguaglianze di questi anni, hanno recuperato grande consenso. Il nostro slogan è molto semplice, è non per pochi ma per tanti, cercare di cambiare questo paese e farlo per tanti, non per rovesciare la piramide. In questo momento anche la piccola ripartenza che c'è, che è la penultima in Europa, è una ripartenza che dà qualche soddisfazione solo a un piccolo gruppo di cittadini. Noi dobbiamo appunto rovesciare la piramide e fare in modo che questo paese sia il paese di tanti e non di pochi, ridurre le diseguaglianze, aggiustare le leggi sul lavoro, sanità, giustizia e la fiscalità, che non può essere la flat tax per tutti, perché questo vuol dire meno tasse per i ricchi e più tasse e meno servizi per i poveri. Quindi, come dice la nostra Costituzione, chi ha più, chi è stato più fortunato, chi è arrivato, chi è il primo, deve mettere qualcosa a disposizione per gli altri. Questo è l'obiettivo di ricostruire un partito che abbia i valori della sinistra e del centro-sinistra e che voglia cambiare questo paese per renderlo più giusto, fare un paese per tanti e non per pochi. Fabio De Mollo, cosa c'è di nuovo qui? C'è questa lista che prima non c'era, e che cosa si propone di nuovo allora agli elettori? Guardi, prima mentre sentivo l'opinionista sembrava di sentire me stesso in un comizio, perché quando diciamo, noi per esempio proponiamo il quoziente familiare, ora sentivo il collega Ferri che diceva della riforma della fiscalità, noi per questo tipo di riforma proponiamo il quoziente familiare, cioè chi ha più figli deve pagare di meno, perché gli stessi 30.000 euro che guadagna un single non sono... i 30.000 euro che guadagna un single non sono gli stessi 30.000 euro che guadagna un padre di famiglia con 2 o 3 figli e la moglie a carico, no? Questo è di tutta evidenza, e questo quoziente familiare noi l'abbiamo, almeno io per la prima volta me lo ricordo quando Berlusconi, Casini, Fini, abbracciati nel 1994 in campagna elettorale proponevano questo quoziente familiare. Lo faremo, siamo arrivati al 2018, questo quoziente familiare non c'è, noi lo vogliamo introdurre veramente. Il motivo per cui c'è di qualcosa di nuovo è questo simbolo, il popolo della famiglia. Molto spesso quando siamo andati a fare volantinaggio in giro con la gente ci dicevano: guarda, non conoscevamo che ci siete, non sarei andato a votare, adesso vado a votare voi. Per noi questo è motivo di grande orgoglio. Noi siamo in politica, come dicevo prima, non ci si può, non abbiamo scelto di non fidarci più anche delle parole, diciamo, sentivo prima l'assessore Nisini diceva: vogliamo rimettere al centro la famiglia. Bene, comunque la Lega ha governato con Berlusconi per tanti anni e la famiglia al centro non c'è mai stata. Ora, il primo provvedimento che Salvini propone è la legalizzazione della prostituzione, e non credo che questo vada nella direzione di mettere al centro la famiglia. Noi il primo provvedimento che vorremmo istituire in un Consiglio dei Ministri, ove i nostri voti in Parlamento fossero decisivi per un governo, è il reddito di maternità, cioè proporre 1.000 euro al mese per ogni donna italiana che a seguito della nascita di un figlio decida di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio e della famiglia. E questa misura
misura è anche una misura di libertà che impatta socialmente. Oggi ci sono dei lavori che sono veramente a turni massacranti, sottopagati, al limite della schiavitù, e tante donne non possono anche volendo mettere su famiglia e fare un figlio. Pensiamo a quelle che lavorano nei call center, la grande distribuzione, contratti molto spesso trimestrali a qualche centinaio di euro con turni massacranti. E poi un'altra novità che noi vorremmo introdurre è dare anche al tempo alla famiglia di essere famiglia, per cui 3 domeniche su 4 gli esercizi commerciali devono essere chiusi, perché si deve ricominciare a vivere in famiglia e ad avere il tempo. Oggi i genitori sono molto spesso dei turnisti, quando lavora il padre e la madre è a casa e viceversa, e non si ha tempo di stare insieme. Anche questo è un'emergenza, secondo noi, che va corretta. Proporrete di abrogare la legge Cirinnà e sì, Affini? Sì, noi la legge Cirinnà sicuramente la prima legge che vorremmo abrogare, ma c'è anche l'abrogazione della legge sul divorzio breve, e nel programma è l'abrogazione della legge sul biotestamento. Tiziano Isiero, nonché, sì. Se posso, nonché, poi se parlarne anche dopo, anche l'abrogazione della legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale, perché viola il primato educativo della famiglia e la libertà, diciamo, della scelta. No, questo magari è un tema familiare che è interessante, magari ci facciamo anche un giro su questo. Tiziano Isini, il popolo della famiglia non si fida delle vostre promesse sulla famiglia, perché dice la Lega è stata al governo e queste politiche non si sono viste. No. Prego. Parlo anche a livello locale, cioè in campo ci siamo noi amministratori che abbiamo dimostrato sul campo quello che possiamo fare. Io, tra l'altro, appena arrivata ad Arezzo, la prima cosa che ho fatto è stata rimettere i moduli nelle scuole mamma e babbo, levando genitore 1 e genitore 2, perché la famiglia per noi è importante. Poi si sta parlando di anni fa, ora ci siamo noi, che abbiamo apportato la buona politica sul territorio. Poi, per quanto riguarda la legge Fornero, la Lega ha votato no alla legge Fornero, però quello che mi chiedo io è perché legge Fornero, le persone devono lavorare fino a 70 anni, verrà abolita così la figura del nonno, però per l'immigrazione i miliardi di euro si trovano. Allora, cominciamo veramente a pensare alla nostra gente, veramente prima gli italiani, perché è un dovere dello Stato aiutare le persone che per una vita hanno pagato le tasse, hanno fatto sì che l'Italia diventasse quello che è, o forse che era, perché ora non lo è più. Per cui è un dovere dello Stato aiutare prima loro, e queste sono le nostre priorità. Per quanto riguarda la flat tax, dobbiamo smetterla di dirlo, tagliamo le gambe ai ricchi, perché la sinistra, facendo così, ha impoverito, ha azzerato il ceto medio e ha fatto diventare i poveri più poveri. I ricchi pagano meno, l'importante è che paghino meno i poveri, che vengano messi in condizioni di vivere in maniera agiata. Ridiamo la dignità a queste persone, perché io ve lo dico perché lo vivo quotidianamente con le persone che stanno nelle case popolari, a cui questi governi, col fatto di ammazzare i ricchi, hanno indebolito ancora di più loro. Per cui la flat tax poi è progressiva, per cui rispetta la Costituzione, perché ci sono delle deduzioni, è stato introdotto il reddito familiare, proprio perché al centro c'è la famiglia. Sulla liberalizzazione della prostituzione, d'accordo? Allora, noi abbiamo fatto un ragionamento. Allora, la prostituzione è un fenomeno ormai incontrollato. Noi vogliamo che queste persone vengano tutelate, perché sono minorenni, anche per controllare questo disagio, perché non si possono lasciare questi minorenni per la strada in balia di questi delinquenti che le maltrattano e non le danno diritti. Noi vogliamo solamente tutelare queste donne, ed è una nostra priorità, tutelare le donne. Ecco, vado da Italia Europa Insieme per anche capire che cosa, voi siete nella coalizione di centro-sinistra, che cosa vi divide da un'altra forza di sinistra, ad esempio come sì, Liberi Uguali? Sì, ci sono delle sfumature, sì, diciamo, dei metodi che possono essere diversi, ma se lei osserva attentamente quello che ciascuno di noi ha detto, ciascuno di noi ha detto delle cose opportune, fatto salvo me naturalmente, ma ciascuno di noi ha detto delle cose opportune. Sono i metodi che cambiano e sono i focus, cioè i punti centrali della nostra politica. Per quanto mi riguarda, il focus è l'abbattimento delle disuguaglianze lavorative
e del campo dell'istruzione. Se noi cerchiamo di diminuire il più possibile la disuguaglianza nel lavoro e nello conseguimento del lavoro, nell'offerta del lavoro e quindi nel miglioramento dell'istruzione più orientata proprio in modo che favorisca poi una scelta lavorativa sia da parte dell'imprenditore che propone, sia da parte del lavoratore che aspira ovviamente a ritrovare la sua dignità nell'offerta di lavoro. Ecco, se noi pensiamo, progettiamo questo, noi riduciamo anche la violenza. La violenza perché si esprime nei centri sociali oppure in altri concentramenti nazifascisti che stanno riemergendo? Perché c'è molta, prima di tutto, tempo libero eccessivo, in cui i giovani non sanno assolutamente cosa fare. Questo spinge nell'agglomerato delle persone, addirittura minorenni, a trovare una spinta verso una visibilità che non trovano perché non hanno un lavoro, non hanno un riconoscimento. L'istruzione, io sono un insegnante attualmente in pensione, ma tutta la vita mi sono occupata di educazione, avendo insegnato italiano e latino nei licei. Dicevo, l'istruzione è il mezzo fondamentale, insieme al lavoro naturalmente, per raggiungere una dignità. È vero che l'istruzione non è più un ascensore sociale, però è sempre un arricchimento dal punto di vista dell'humanitas che deve prevalere sulla vis, proprio sulla forza assoluto, e deve essere un modo per offrire a tutti delle possibilità di orientamento. Le dico la verità, un tempo io speravo, proprio per un senso di parità sociale, che tutti i ragazzi dovessero fare il liceo e che tutte le scuole, più che professionalizzanti, dovessero essere licealizzanti, diciamo così, usando un termine assai improprio, ma che rende l'idea. Credo invece ora, visto la prospettiva diversa, perché poi bisogna essere flessibili in campo politico in relazione anche alle richieste del mondo del lavoro, alle richieste sociali, alle richieste dell'Europa stesso o del mondo assolutamente, noi dobbiamo proporre un tipo di scuola che dia più spazio all'orientamento. Io per questo avrei anche delle proposte più dettagliate, ma non è questo forse il momento. Siamo quasi a 4 minuti questo intervento, no, glielo dico per... Sì. Però una scuola che dia a tutti gli studenti in modo gratuito fino all'arrivo dell'università, e io gradirei molto estendere ancora più a lungo l'obbligo scolastico in una scuola che sia gratuita e che sia un'offerta per tutti. Allora si recupera il valore anche della famiglia. Fare famiglia o meno, poi è anche una scelta affettiva, non è solamente un ripopolamento. Noi non possiamo pensare solo al ripopolamento. E inoltre certe leggi, come la legge Cirinnà, non ci obbligano, sono una possibilità, non un obbligo. Perfetto. Allora, ripartiamo dal popolo della famiglia, prendendo per spunto, ecco, anche questo discorso, no, la proposta eventuale, no, di abolizione della legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale, c'è dietro un retropensiero, ecco, anche di sostituzione, cioè del genitore, no, su quelle che sono le pratiche migliori per i propri figli, cioè quasi lo Stato, tra virgolette, che si sostituisce al genitore, c'è questo retropensiero? Ma più che retropensiero è un dato di fatto sempre più evidente che viene portato avanti, questo avanzamento dello Stato etico, si sarebbe detto una volta. La legge Lorenzin ne è un esempio, ne era ancora più lampante l'esempio quando fu, diciamo, proposta la prima volta, che addirittura arrivava a togliere la responsabilità genitoriale ai genitori che non avessero vaccinato i figli.
qui si viene a dire il bambino non vaccinato deve andare, non può andare a scuola, ma per chiarire, quindi noi siamo contro questa legge, non contro i vaccini. La legge perché è espressione di un principio di non libertà. In questo campo l'esempio da seguire ne ha fatte di molto peggio in altri campi, ma in questo campo qui la Svezia è l'esempio a cui noi vorremmo guardare, e cioè quello di dare anamnesi obbligatorie gratuite per tutti, e poi il genitore sicuramente farà la miglior scelta per il bambino. Non si può, diciamo così, appiattire con i vaccini per tutti obbligatoriamente senza una preventiva anamnesi sul chiamiamolo paziente. Questo principio che diceva lei del tendere a sottrarre alla famiglia l'educazione dei genitori, a parte che è incostituzionale perché nella Costituzione c'è scritto che i genitori non solo hanno il diritto ma anche il dovere di istruire ed educare i figli, ma è sempre più evidente anche nella scuola dove il ministro Fedeli ha fatto passare questa ideologia di genere, il cosiddetto gender con il termine inglese un po' brutto ma per capirsi, in cui si cominciano nei libri di testo a avere i problemi, due mamme vanno a fare la spesa, due babbi di Mario fanno questo o quest'altro. E questo è un pericolosissimo indottrinamento. Sono uscite pochissimo tempo fa le linee guida dell'UNESCO sull'educazione sessuale nel pianeta entro il 2030. Ecco, io invito di andarle a leggere, perché non le voglio dire qui, perché sono delle schifezze che cominciano già a dare educazione sessuale ai bambini di 5 anni, eppure non risulta che il nostro governo attuale si sia opposto. Quindi tutto questo è una tendenza sempre più evidente di sottrarre i bambini alla famiglia, portarli in seno allo Stato, che li deve indottrinare secondo questa nuova dittatura del pensiero unico. Oggi siamo di fronte a quello che è un totalitarismo subdolo, proprio perché la democrazia senza il vincolo dei principi non negoziabili, come vita, famiglia, persona, va incontro, si tramuta verso un totalitarismo. Può essere aperto, come quello che abbiamo vissuto, il nazismo e il comunismo, oppure può essere subdolo, come quello che stiamo vivendo ora. Ed è un pericolo veramente molto molto concreto, il pericolo al quale noi vogliamo porre rimedio, ed è fondamentalmente la nostra, crediamo oggi che non ci sia più una scelta tra destra e sinistra, ma ci sia una scelta in campo tra bene e male, tra giusto e sbagliato, tra due concezioni antropologiche, finisco, tra chi come noi ritiene che l'uomo sia ancora depositario di una dignità intangibile che va dal concepimento fino alla morte naturale, e chi invece, come per esempio il governo attuale, ma anche tanti altri esponenti europei, ritiene che ormai l'uomo sia diventato quasi una cosa, da qui per esempio l'utero in affitto, che si può andare a comprare bambini. La Presidente Boldrini ha fatto una dichiarazione assurda, dice sì, sarebbe brutto, ma siccome esiste il fenomeno, normiamolo. Allora normiamo anche gli omicidi, normiamo i furti, questo è un reato, l'utero in affitto, e va perseguito in maniera ancora più severa, proprio perché non vogliamo dare adito a questa concezione antropologica che vede l'uomo come una cosa, come un oggetto di diritti e non un soggetto. Allora, Ivano Ferri, molti concetti in questo intervento del Popolo della Famiglia. C'è, ecco, questa ideologia, questo pensiero unico che si vuole imporre? Ma credo sia più che un pensiero unico, ognuno naturalmente porta avanti le sue battaglie. Io sono per il pieno riconoscimento, ma anche libero e uguale, di ogni legame affettivo, quindi io credo che se due persone si vogliono bene, si vogliono bene, al di là del sesso, delle condizioni. Noi dobbiamo dare massima espressione e massimo rispetto ai sentimenti delle persone, e questo mi sembra una cosa di buon senso, e che nel mondo pian piano arriverà, perché è una marea che arriva. Credo sia difficile fermarla, e credo sia giusto invece normarla, gestirla, fare in modo che questo lo si possa fare in modo sereno, senza disturbare troppo. Ma per rispondere un po' alle tante sollecitazioni che ho sentito, io ho fatto per due mandati il sindaco a Cavriglia dal 2004 al 2014, ma ho fatto anche il vice sindaco per qualche periodo prima, quindi conosco bene le amministrazioni pubbliche e conosco bene le norme per le case popolari, per come si arrivano, conosco l'immigrazione, ne ho avuto, come dire, contezza facendo il lavoro di amministratore. Bene, le case popolari anche da noi ormai erano tutte di cittadini italiani, perché la crisi è stata pesante, ha reso gli italiani ancora più in difficoltà di tanti
che arrivavano dall'est, dall'altra parte del mondo, ma anche perché gli altri con la Bossi-Fini sono tutti clandestini. Ancora abbiamo in vita in questo paese una legge sull'immigrazione che si chiama Bossi-Fini e che ha provato e sta provocando i danni che ogni giorno noi vediamo, perché non è che possiamo sparare sulle coste a chi arriva, dobbiamo gestire l'immigrazione e non lo abbiamo fatto bene. Io sono il primo a dire che hanno sbagliato, e hanno sbagliato a non cambiare questa legge. Era molto più funzionale una legge come quella precedente, che si chiamava Turco-Napolitano, che stabilizzava in base alle necessità del paese e sceglieva quali erano gli immigrati che avevano la possibilità di lavorare da noi e di dare una risposta, perché ormai tanti lavori i nostri cittadini, i nostri giovani non li vogliono fare e ci sono immigrati che invece possono farli. Siamo all'assurdo, è un immigrato preparato e bravo, se viene da noi è un clandestino e se va in Germania trova un posto di lavoro ed è accolto in modo normale. Allora da noi arrivano solo i disperati, ma grazie a una scelta, a una legge che c'era e che per sfortuna chi ha governato non ha cambiato. Noi siamo anche per la Costituzione antifascista e questo ci divide da tanti. Pensiamo che sia una forza e pensiamo che quando qualcuno, un liberale alla Costituente, propose di dire la Costituzione era afascista, si alzò Aldo Moro e disse no, la Costituzione è antifascista perché l'abbiamo conquistata e l'hanno conquistata i patrioti e i cittadini italiani con tanta forza. L'ultima cosa è poi sul voto utile, perché è quasi buffa questa cosa, ricordavano Pier Ferdinando Asinie che era sul palco ad alzare il braccio per il quoziente. Ora Pier Ferdinando Asini invece stranamente non solo non ha mantenuto quell'impegno, ma è candidato a Bologna con il Partito Democratico, come Toccafondi a Firenze che era il capo di Forza Italia, come Cosimo Ferri che è in questo collegio e che è conosciuto in Toscana per essere uno dei capi della destra e che è stato eletto 5 anni fa con Forza Italia da qualche parte e poi passato con Verdini di Ala. Questo per dire una cosa molto semplice, che il voto utile è un voto, siccome si vota in modo proporzionale, che riporta in Parlamento le proprie idee, i propri valori, e si votano le persone, i partiti e le idee, non i trucchi, quello che ci fa sembrare che votando uno si vince o si perde, si votano le idee e le persone che ci rappresentano, e questo è l'appello che io faccio. Non vi fate imbrogliare dal voto utile perché diventa un voto inutile. Questi signori andranno in Parlamento, se Berlusconi ne avrà bisogno, torneranno all'ovile come hanno sempre fatto, torneranno dalla parte del più forte a governare un paese come hanno fatto nei decenni passati. Ecco. E quindi il voto utile. Lasciamo il minuto per l'appello finale. Si parlava di scuola prima, ecco, giusto magari qui un paio di minuti e così anche qui poi lasciamo il tempo su. Ecco, la scuola, su questa ideologia che raccontava prima il popolo della famiglia. Esiste davvero questo indottrinamento? Questo indottrinamento esiste casomai una deresponsabilizzazione delle famiglie, parlo in senso generale, nei confronti dei figli. C'è stato un abbandono della famiglia, della propria autorevolezza verso l'educazione dei figli. C'è stata una generazione di cittadini italiani che non hanno compreso il senso totalizzante dell'essere cittadino e che hanno delegato la scuola di compiti che dovevano essere, che spero che la famiglia si riprenda. L'educazione sessuale a cui faceva riferimento il candidato a me vicino, in senso fisico, ma reale, è una, come dire, voler responsabilizzare la scuola di un senso morale che deve appartenere alla famiglia, è la famiglia che si deve riappropriare. Io sono ben contenta se la famiglia si riapproprierà di regole, di stare insieme, che le appartengono, le sono di peculiarità, non appartengono alla scuola, agli insegnanti, che hanno un compito educativo, ma nel senso della complessità della formazione. La religione, per esempio, anche questo compete più alle famiglie, l'indirizzo religioso, che non allo Stato, che ha un carattere più neutro, deve fare un'offerta che sia valida per tutti.
Non solo questo, mi riferisco anche al campo, per esempio, dei vaccini. Certo che lo Stato deve pensare alla comunità, quindi obbligo dei vaccini, non perché noi non vogliamo rispettare le scelte familiari, ma perché lo Stato, il governo devono rappresentare l'autorevolezza anche nei confronti della comunità e quindi salvaguardare la comunità. Perfetto. Così restiamo sui tempi. Allora invece deve recuperare un po' Tiziana Nisini. Sono pratica. Se, quindi non c'è bisogno. Allora, vaccini e poi tutto il resto anche che abbiamo ascoltato. Allora, per quanto riguarda i vaccini, anche noi non siamo contro i vaccini, siamo contro questa legge, perché si fanno le leggi, si obbligano le famiglie, ma non si fa educazione, non si fa informazione. Io prendo sempre riferimento il Veneto, che è governato dalla Lega, dove senza, fino a che entrasse in vigore la legge, senza obbligatorietà dei vaccini, il Veneto era sopra la soglia. Non c'era bisogno di un obbligo, perché il Veneto fa informazione, educa le famiglie, istruisce, fa capire il senso dei vaccini, perché sì, perché no, va fatta un'indagine personalizzata a questi bambini, perché ci possono essere allergie, ci possono essere anche delle casistiche particolari, ma va cambiata completamente la prospettiva per quanto riguarda i vaccini. Poi si è parlato ancora di immigrazione, della legge Bossi-Fini. Poi per i vaccini, allora si obbligano gli italiani, io poi divento noiosa perché lo so che divento noiosa, ma si obbligano gli italiani a fare i vaccini e noi abbiamo tutti questi immigrati che sbarcano, che poi non è che arrivano da soli, li andiamo a prendere gli immigrati perché siamo buoni, siamo bravi, allora prendiamo le nostre navi, le forze navali che dovrebbero difendere le frontiere, noi andiamo a prenderli, andiamo a prendere ragazzotti dai 20 ai 35 anni che 8 su 10 non scappano dalla guerra. Allora smettiamola di prenderci in giro, facciamo una politica seria veramente per riportare in vita questo paese che sta morendo. Quando c'era Maroni ministro c'erano accordi con i paesi per cui non c'era questa invasione. Gli italiani sono obbligati a vaccinarsi perché lo Stato lo impone, arrivano questi immigrati, loro l'obbligo di vaccinazione non ce l'hanno. Allora noi dobbiamo pensare alla nostra gente. Vanno, quelli che non sono rifugiati politici vanno rimandati a casa loro, quelli che non scappano dalle guerre devono ricostruire a casa loro. I soldi che si danno agli immigrati, 35 euro al giorno, perché noi dobbiamo arricchire, dobbiamo gonfiare la pancia di queste cooperative, utilizziamoli anche in parte, per gran parte, per costruire qualcosa a casa loro, per dare dignità anche a loro. Non mi può venire a dire che l'immigrato viene qui perché va a raccogliere i pomodori a 3 euro all'ora. Questa è la tratta degli schiavi. Voi state portando avanti la tratta degli schiavi. Non funziona così. Questo paese ha diritto di ripartire, anche perché è un paese che si è sempre rialzato da solo. Ora questo governo gli ha tagliato le gambe, perché ai ricchi vanno tagliate le gambe, gli italiani hanno solamente doveri, sono stati privati della loro dignità, arrivano persone, immigrati climatici, vengono da noi, vitto e alloggio. Noi abbiamo le forze dell'ordine che guadagnano 1.200 euro al mese, non hanno né vitto né alloggio. Sono stati fatti dei tagli vergognosi alle forze dell'ordine, è stata tolta la carcerazione fino a 5 anni per reati come furto, violazione di domicilio e spaccio di lieve entità. E noi ad Arezzo lo sappiamo bene cos'è lo spaccio di lieve entità, perché gli arresti sono all'ordine del giorno, persone che vengono arrestate, che vengono mandate agli arresti domiciliari. Poi cosa succede? L'immigrato, l'arresto domiciliare dove glielo diamo? Glielo diamo alla cooperativa, al centro d'accoglienza, all'hotel a 4 stelle? No, allora si sono inventati percorsi rieducativi. Allora, queste persone che stanno riempiendo le nostre carceri e avete fatto un mega condono per buttarli tutti in strada, fuori controllo, vanno rimandate a casa loro. I reati li scontano a casa loro. Noi dobbiamo pensare alla nostra gente. Punto, basta. Allora, però è quasi impossibile non dire nulla, perché sembra. Cioè, 20 secondi, perché sennò ci mangiamo l'appello. Sì, vabbè. Io ne posso fare anche a meno dell'appello, però pensare che la colpa dell'immigrazione sia. Io non ho simpatia per il governo attuale e non ho simpatia per Gentiloni e Renzi, ma la legge si chiama Bossi-Fini, sono loro.
sono loro, no, è stata lasciata, sono loro che hanno inventato solo gli immigrati clandestini, e a raccogliere pomodori ci vanno perché sono clandestini, perché serve a una parte dei padroni poter avere dei clandestini per fargli fare lavori più umili e sottopagati, non perché loro lo vogliono fare. Lasciamo 30 questo secondi per l'appello. Allora, invece per gli altri tre candidati che hanno un paio di minuti per la domanda che farai tu, Tiziano Isini ha qualcosa di più, che cosa vuoi chiedere? Sì, Verdastro è un paese a larga maggioranza cattolica, e quindi proprio giorni fa il presidente della CEI, il cardinale Bassetti, è venuto ad Arezzo e ha detto appunto che si dovevano abbassare i toni e che poi soprattutto si doveva pensare queste, diciamo, tutti questi che promettono e che quindi sono diciamo i componenti delle liste che si sono presentate, dovrebbero pensare a due cose molto importanti che lui ha descritto così: lavoro e grazia. Quindi lavoro si intende per il lavoro e grazia si intende perché il popolo possa fare una vita serena, tranquilla, quindi la sicurezza, quindi il far vivere in modo dignitoso e onesto. E quindi ecco, nel fare appello appunto e dire a quelli che vi dovranno votare cosa dite, cosa promettete voi con le vostre liste su questi due argomenti. Grazie. Sul lavoro e grazie. Non è il nome di una no, proprio la grazia. Allora, un minuto e mezzo per Elisabetta Natti. Io invito tutti prima di tutto ad andare a votare perché è un diritto ma è anche un dovere. Poi non si potrà criticare, chi non vota non potrà criticare. Per quanto riguarda un appello a votare per... Lo facciamo dopo, questo è su cosa la vostra lista... La nostra lista propone soprattutto un piano di riforme, come è caratteristico del Partito Socialista Italiano e quindi della lista Insieme. Un piano di riforme che vanno dall'ambito del lavoro all'ambito del fisco, che naturalmente sarà ridotto per quelle aziende virtuose che assumeranno di più e quindi avranno diritto anche a una defiscalizzazione, ma soprattutto niente fisco per le persone più disagiate. Questo diamine, attenzione agli anziani, attenzione agli studenti, sicurezza nei luoghi di lavoro, attenzione anche alla stessa giustizia che deve muoversi in modo più veloce ma non sommario e deve essere tale da comminare delle pene certe. Perfetto. Un minuto per il popolo della famiglia, sul lavoro magari. Noi abbiamo un programma che va direttamente sulla dottrina sociale della Chiesa, sul compendio della dottrina sociale della Chiesa, quindi l'appello del Cardinal Bassetti in realtà va in noi, trova un'autostrada di accoglienza in ogni proposta. Io potrei ora star qua un minuto, è difficile dire. Certo che in linea generale bisogna ricominciare di nuovo a dare attenzione alla famiglia, perché se rimettiamo benzina nella famiglia riparte un esempio molto veloce. Non è soltanto una questione di ripopolamento, a parte che senza figli non c'è futuro e quindi poi parlare di pensioni, di quello, di quell'altro ha poco senso e dopo viene alimentata la balla che gli immigrati devono venire per pagarci le pensioni eccetera eccetera. Vediamo innanzitutto di fare figli e di rimettere questa piramide in rovesciata con la base un po' più larga di quella che è attualmente. Ma diciamo in linea generale il nostro reddito di maternità, per esempio 1000 euro alle donne che scelgono dopo, alle donne italiane che scegliessero dopo un figlio di dedicarsi alla cura della famiglia, in gran parte verrebbe ripagato da più consumi, più investimenti, ottimizzazione dei costi degli asili nido, che non ci sarebbe bisogno, no, di averli così frequenti eccetera. Quindi abbiamo invece da far recuperare Tiziano Isini, poi avete 30 secondi a testa e abbiamo chiuso. Sul lavoro, come si crea lavoro? Allora innanzitutto noi la nostra priorità è la flat tax, paghiamo meno, paghiamo tutti, per rimettere più soldi nella tasca delle aziende, nella tasca
delle persone fisiche, introducendo un reddito familiare che va a tutelare le fasce più povere, le fasce più basse, per far ripartire tutto. Abbiamo la pace fiscale, abbiamo inserito la pace fiscale, un saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia sotto i 200.000 euro per evitare che la gente continui a lavorare in nero, che saldi il debito con uno stralcio e ritorni a una vita normale, escludendo però gli evasori fiscali, persone che effettivamente per la situazione economica che si è venuta a creare non erano più in grado di far fronte a queste cartelle, che poi nel giro di pochi anni, poco tempo, hanno preso un valore altissimo in linea di interessi, di more e di sanzioni. Noi siamo per il lavoro giovanile, ma diminuendo le tasse le aziende sono in grado di far fronte agli impegni, investire anche da sé sull'azienda, avendo una pressione fiscale molto più bassa. L'abolizione della legge Fornero, mandiamo in pensione le persone a un'età decente per rimettere sempre al centro la famiglia, perché i nonni possano fare i nonni e per lasciare spazio ai giovani. Per quanto riguarda, poi cos'era l'altro argomento? La grazia. La sicurezza, la dignità di vivere. Allora, io non sono né razzista, né fascista, né populista, e non sono neanche una persona cattiva, però bisogna ripartire, lo ripeto, prima agli italiani. Dando dignità agli italiani si ridà dignità anche a queste persone, aiutandole a casa loro, perché questa non è la soluzione, l'abbiamo visto, non è la soluzione. Non si può pensare che ci siano persone che lavorino 15 ore al giorno a 3 euro l'ora. Queste cose vanno vietate persone che utilizzano le persone come schiavi, e ci vogliono delle pene severe anche in questo. Ma se non si abbassa la pressione fiscale, questo paese non può ripartire. Sulle partite IVA, visto che abbiamo da sfruttare ancora 50 secondi, partite IVA che non se ne parla molto. Non se ne parla molto. Nel nostro programma comunque c'è anche l'abolizione degli studi di settore, basta queste pagelle fiscali, bisogna aiutare tutte le professionalità, anche gli artigiani, i commercianti, a avere un sistema fiscale adeguato, così è diventato ormai impossibile. Poi ci si stupisce perché le aziende delocalizzano. Noi dobbiamo fare in modo che l'Italia diventi più appetibile e che ritornino a produrre nel loro paese. Perfetto, e allora siamo agli appelli finali, è rimasto circa un minuto. Elisabetta Nardi, perché votare Italia Europa Insieme? Votare Italia e Europa Insieme per avere più riforme, più uguaglianza sociale, data soprattutto dal lavoro e dall'incremento dell'istruzione. Da questo deriverà più giustizia sociale, ma anche giustizia in senso legale, giuridico, minor violenza, più sanità pubblica, meglio organizzata, case popolari, effettivamente affitti a minor costo perché tutti possano avere diritto alla casa e in quella maniera avere la possibilità di costruire delle unioni familiari. Ivano Ferri, 30 secondi, perché votare Liberi Uguali? Liberi Uguali perché dobbiamo costruire una forza politica, un partito politico a sinistra che possa incarnare, che faccia a sinistra e centro-sinistra, e possa mettere al centro i bisogni, quelli veri degli italiani, che sono lavoro, lotta alla precarietà del lavoro, è un lavoro sereno che possa consentire di creare condizioni di vita e di programmare un futuro alle famiglie, perché ci sia un'università, una scuola libera e gratuita per tutti, perché ci sia una sanità pubblica efficiente e gratuita, e perché noi porteremo avanti con forza tutti quelli che sono i dettati della nostra Costituzione antifascista, che è fondamentale per far crescere il Paese in modo sano. 30 secondi, Popolo della Famiglia, perché votarlo? Perché siamo in queste elezioni l'unico elemento di novità e discontinuità rispetto al passato, perché credo che chi ha a cuore i valori della famiglia abbia un solo voto utile, che è il nostro. Non disperda il voto in altri partiti che mettono la famiglia come una delle loro priorità e tutte le volte nei due mesi precedenti le elezioni, come dimostrato dagli ultimi 20 anni di vita repubblicana. Quindi noi siamo l'unica, diciamo, scelta di novità, di discontinuità,
e perché se si ha a cuore la famiglia bisogna votare questo simbolo per entrare in Parlamento e garantire l'inversione di rotta del Paese. Infine, Nisini, un minuto, perché votare Lega? Votare la Lega perché al centro mette gli italiani, votare la Lega perché dove la Lega già governa, anche a livello regionale, in Lombardia ricordo che ci sono gli asili nido gratuiti e asilo nido gratuito noi lo vogliamo portare in tutta Italia. Nel Veneto c'è un sistema sanitario efficiente, Veneto governato dalla Lega, c'è un sistema sanitario efficiente contro un sistema disastroso del PD che governa la Toscana. Arezzo, governo di centrodestra, assessore della Lega, le case popolari sono andate agli italiani per la quasi totalità. Perché votare la Lega? Votare la Lega perché noi vogliamo fare una rivoluzione del buon senso, vogliamo ridare dignità agli italiani con un programma di pochi punti ma preciso, perché l'Italia deve ripartire, deve farlo con le sue gambe, no a uno Stato assistenzialista. Noi vogliamo mettere benzina nel serbatoio di questa macchina che purtroppo la sinistra ha rovinato e lo vogliamo fare con un programma ben preciso che parte da una rivoluzione fiscale, dall'abolizione della legge Fornero. Basta. Allora, io ringrazio molto Elisabetta Nardi, candidata di Italia Europa Insieme, Ivano Ferri, Liberi e Uguali, e poi Claudio De Mollo, Popolo della Famiglia, Tiziana Nisini, candidata della Lega. Ma Piero, ne sentite 12 di liste, ne mancano 4, quindi ora hai le idee ancora più chiare. No. Vabbè, c'hai tempo. Vediamo. Hai ancora tempo. Ce n'è altre 4 da ascoltare. Quindi vediamo un po'. Grazie, ci vediamo giovedì prossimo.